lì ci sono le domande. Avevo troppissima voglia di fare un video, ma il telefono sotto carica, quindi diciamo che bene. La luce non è delle migliori, quindi iniziamo subito. Praticamente questo video sarà un po' strano girato. Allora, praticamente ho preso le domande da Fanny Nardi, che sinceramente non la seguo. Però ho visto questo tag, ho detto ci sono delle domande comunque che al giorno d'oggi ci si vengono poste comunque spesso sulla tecnologia, quindi bene, facciamolo. Sto ancora un po' male, quindi non prendetemi per il culo per la voce, quindi iniziamo subito. Io tipo dovrei guardare di là New Portal in domanda, come sempre. Comunque il telefono tipo a 18%, quindi capace che a momenti sentirete tipo titti, perché il mio telefono è a 15%. Fa il richiamo. Allora, prima domanda, le domande intanto sono 15, tra cui in teoria sono 14, ma 15 è chi tagga tipo chi vuoi, però non tagga nessuno perché nessuno si caga i miei video. Allora, 1. A che età hai iniziato a usare il PC? Ero davvero veramente molto piccolo, sinceramente penso che avevo 10 anni, sì, perché vivevamo tutti insieme a mio nonno, mia nonna, tutti in una grande casa, compresa di nipoti, dove c'era mia sorella che era la più grande. Ai tempi per noi era una cosa nuova, visto che ho 21 anni, quindi già sono passati 11 anni. Mia sorella stava spesso su MSN, che aveva un bordello di amici, e quindi da là piano piano ho iniziato a impararmi il computer con quasi penso sui 10 anni. 2. Quando ho iniziato invece a navigare sul web? Navigato penso già sugli 11, perché sui 10 stavo soltanto su MSN, che sinceramente mi cagava soltanto mio cugino Mimmo, che saluto perché ai tempi andavo anche a scuola, alle medie. Poi, quante ore passi online al giorno? Terza domanda. Su per giù, dipende comunque dalle giornate, perché io odio stare dentro, mi piace tantissimo camminare a piedi, poi sono anche un genere di persona che sinceramente anche quando sono a casa, tipo se sto cenando, pranzando, spengo il wifi, perché proprio voglio degustarmi il piatto, voglio stare comunque un po' lontana anche dal mondo social. Quindi in teoria su per giù, comunque dividendole, perché mica perché comunque non avendo un lavoro e sto spesso dentro, comunque esco, diciamo che su per giù divise saranno 5 ore totali al giorno, 5 ore belle piene direi, sì, dove comunque molto spesso le faccio passare a criminal case su Facebook, ma comunque andiamo avanti, e WhatsApp tutta la giornata. 4. Quale dispositivo console preferisci per giocare? Allora, io penso alla PlayStation, infatti ho questa a casa, ne ho una proprio a portata di mano, perché la dovrei vendere sinceramente, perché comunque non ci gioco spesso da quanto c'è il computer, ed è un problema perché a me alla fine piace. È questa, la PlayStation 2 mini. Ancora sono arretrato, sì, perché io amo la grafica della PS2, dovete credermi. C'è tipo la PlayStation 4, secondo me è troppo. Lo sapevo, è secondo me un po' troppo realistica. Comunque sono pur sempre dei giochi, quindi non mi piace proprio quella caratteristica di immagine molto reale. Quinta domanda, quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Assolutamente quelli di wrestling, infatti ne ho tantissimi, c'ho SmackDown vs. Raw 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, poi mi sono fermato perché comunque non ci ho giocato più, comunque penso che siano questi, perché si possono creare dei personaggi, si può lottare, poi è uno sport che comunque io per un periodo ho praticato, ma in caso di questo ne parlerò in un altro video. Scusatemi, che anime sei? Che anime o cartoni animati preferisci preferivi? Allora, preferisco terribilmente Sailor Moon, per chi mi conosce sa che amo Sailor Moon, e il secondo in assoluto è un anime che io ho il manga, che
Ho visto nel sito dove io guardo i film tutta diciamo, la serie in giapponese che è praticamente Yamada Kun e le sette streghe. E praticamente cioè, comunque, ci sono le 12 puntate perché alla fine sono 12, compresi di sottotitoli italiani. Io appena l'ho visto tipo mi sono innamorato, tipo bellissimo. Sette, guardi ancora cartoni animati o anime, dipende quando. Ne ho voglia, non li guardo spesso, però ogni tanto capita che li guardo. Infatti a caso DVD sul computer ho anche delle puntate o comunque streaming che si possono trovare, specialmente quelli di Sailor Moon, anche su YouTube ci sono, però io non vi ho detto niente. Come consideri la gente che fa cosplay e partecipa alle convention? Ottava domanda. La trovo la gente veramente fantastica, è piena di fantasia perché è veramente bello partecipare a dei cosplay. Io non ho mai partecipato, non sono mai stato ad un cosplay, però una mia amica che ha fatto molto spesso Sailor Jupiter, Rosaria, che saluto, che non si cagherà mai questo video, che però mi ha mostrato varie foto comunque che si faceva con gli altri, le sfilate, quindi è una cosa bellissima e anche carina da fare ogni tanto, perché alla fine i cartoni animati, specialmente quelli vecchi, sono quelli che meritano di più, renderli così reali, anche in modo sì, ok, in modo molto divertente, diciamo che è molto carina come cosa, quindi fatelo un po' più spesso magari. Per tutti i stand con i vari gadget, vari abiti bellissimi. Io i prossimi che faranno giuro ci vorrei andare, vorrei anche vloggare. No, ti piace leggere manga e fumetti? Sì. Se vedete il video precedente a quello di questo, che sarebbe quello dei Minions comunque, potete vedere che ne ho un po' nella mensolina, non sono tanti. Perché io ai tempi lavoravo e quindi comunque avevo una frequenza comunque di comprarmeli. Poi comunque un po' mi sono stufati, ho dovuto traslocare, ci sono state tantissime cose e li ho un po' accantonati, però comunque stare appresso a dei manga bisognerebbe comunque avere sempre un bello stipendio perché comunque costano i manga. Altra domanda. Specialmente quelli che hanno una lunga durata come magari un One Piece o un Naruto, tra parentesi. Decima, che genere di libri ti appassiona di più? Quelli dei film, infatti qua proprio dove sto registrando c'è quello di Colpa delle Stelle, perché poi alla fine ve lo mostrerò. Tipo quelli dei film perché spesso li leggo prima che escono i film, se possibile, perché vedo realmente come sono le scene, perché comunque nei film viene tutto un po' tagliato, è normale, non possono fare un 10 ore di film, quindi mi piace comunque avere dei dettagli in più, poi tipo Colpa delle Stelle, se voi leggete il libro o vedete il film vedete che è totalmente una cosa diversa. Ci sono in certi aspetti cose veramente diverse, come la presentazione di Isaac del libro e nel film. Mamma mia, questa luce mi sta facendo terribilmente venire caldo, ma poi perché ho la finestra chiusa, comunque, oramai stiamo finendo. Undicesima domanda, quali sono le tue serie TV preferite? Non ne ho tantissime perché non le seguo, però amo molto quelle di MTV, specialmente Geordie Shore. Voi direte, ma una persona normale come te segue Geordie Shore? Sì, io lo amo, perché alla fine vedi tantissimi ragazzi che si divertono, si sfracellano di alcol, si uccidono il fegato, però alla fine si divertono, è bello vedere tutto questo. Si divertono ogni sera, scopano, fanno quello che vogliono. Comunque ho letto anche un articolo dove comunque quelli di MTV fanno anche pressione con i preservativi perché non vogliono comunque tramite il programma far passare il concetto di malattie sessualmente trasmissibili. Quindi comunque Jordi Shore, perché amo gli Hagan, mamma mia, l'adoro, con quelle tette enormi.
perché è un fisico proprio che volevo avere io se fossi nata donna. Ma comunque cambiamo argomento. Però dici, qual è il tuo film preferito fino adesso? Colpa delle stelle, perché è stato girato, mandato in onda, diciamo, in un periodo dove io stavo terribilmente male, mi ha fatto bene nel senso che ho tutto di loro, ho il DVD, ho il libro, ho il film sia anche nel PC e devo dire che mi è entrato proprio dentro e me lo guarderei tipo un miliardo di volte. Quindi questo più che altro, momentaneamente, poi andando avanti non si sa. Poi Shelley Woodley, diciamo che è bravissima a recitare, io già la seguivo prima La vita segreta di una teenager americana, quando lo facevano su MTV, poi ho visto che l'hanno rifatto sul canale 21 del digitale terrestre che momentaneamente non mi viene, ma comunque andiamo avanti. 13. Quale cellulare possiedi? Ne sei soddisfatto? Allora, visto che non ho mai avuto, diciamo, occasione per farvelo vedere, a dicembre ve lo farò vedere perché lo cambio, allora sarebbe questo. Mediacom Phonepub G2 500, ora spero che vada poco, comunque, perché io non vedo comunque quello che sto registrando. È un telefono veramente carino, solo che io penso che non rispecchia i miei standard perché purtroppo io sono una persona molto indelicata. Non avendo trovato la cover, manco quella originale, devo dire che mi è andato un po' male, ovvero che già lo schermo è rotto e per questo a dicembre dovrei comprarmene uno nuovo, ma non ci spendo comunque, dovete sapere tanto perché fanno una brutta fine i telefoni con me, quindi io inutile che mi andrei a comprare un telefono di 800 euro che poi magari, come potrei dirvi, dopo un mese già sarebbe rotto, quindi. Comunque questo, vi do delle piccole informazioni, l'ho preso 99 € da Euronics, è un 4.2 Android, è una schermata da 5 pollici, display 960x540, sistema dual core 1.2 GHz, Bluetooth, Wi-Fi e dual SIM, 8 megapixel la videocamera con cui sto girando che comunque mi trovo bene con un 8 megapixel, infatti spero di trovarne un telefono buono comunque non troppo caro dalle 8 megapixel a salire, quella per selfie di 2 megapixel, ho trovato un 4 GB dentro però so pochi per me, c'è GPS e micro SD slot, comunque no, è veramente buono, poi la marca è veramente carina. E con 99 € diciamo che è un telefono che merita, io penso, però non è proprio quello che stavo cercando io. Perché poi l'unico difetto è che quando faccio il video mi fa tipo uno zoom immenso, io infatti devo mettermi a 5 km di distanza e poi tipo l'audio non è potentissimo. Ultima cosa, tipo le cuffie si sentono una merda veramente, si sentono tipo gli echi e fa schifo. Ultima domanda, cosa ti piace di più della tecnologia? Il fatto che si stia avanzando veramente tantissimo. Se noi pensiamo a qualche tempo fa che c'erano tipo i telefoni in bianco e nero con i tasti, mentre adesso abbiamo un mini computer tra le mani, io penso che comunque di strada se ne è fatta tanta. E se ne continuerà ancora a fare. Quindi non so, penso che sia più che altro della tecnologia che mi piace il fatto che ci sia molto ingegno dietro a tutto questo. Però del resto comunque penso che fare cose troppo complicate poi risulta proprio a parte una cosa nociva per la salute, perché comunque stare su internet non è tantissimo bello, infatti lo dice uno che ci sta diciamo spesso, però tipo infatti per questo quando tipo sto cenando so fuori che non ho internet mi vive i momenti migliori, magari sto su internet sì ma che faccio, mi faccio 2 giochi su Facebook, ogni tanto posto un video e sto su Facebook più che altro, un po' mando dei messaggini, però ragazzi il mondo comunque reale è sempre migliore dal parer mio, perché comunque se noi pensiamo a tutte le cose, prima che siano nati i smartphone, i tablet, c'era molta più semplicità e molto più
vita sociale, mentre adesso si ha proprio una vita sociale tramite una tecnologia. È come stare sempre in linea in un computer e non è una cosa bella comunque pensandoci, però è normale, ci sono vari passatempi su internet, quindi a volte può essere un buon passatempo, ma cioè io conosco veramente gente che sta 24 ore su 24 e non è per niente una cosa bella. Io vi dirò, se mi levassero internet non penso che starei male, perché comunque ho passato molti periodi senza internet, non mi mancava proprio niente, però tipo dopo magari qualche 2 mesetti così un po' mi mancava. Però poi ritornavo sempre alla solita routine, ok, entriamo su Facebook, vediamo quello che succede, vabbè, non è successo niente, ah guarda, mi hanno commentato una foto, mi faccio quel gioco e poi magari l'indomani devo fare la stessa cosa, perché alla fine non è che c'è moltissimo da cercare su internet, ecco. Alla fine il tuo cervello poi come se si memorizzasse sempre in una cosa che devi fare, ok, devo fare questo, poi vabbè, magari vado a lavare, faccio questo, questo, penso che troppa tecnologia faccia male. E niente, del resto non taggo, vi ripeto, nessuno, spero che voi facciate anche questo tag perché mi è piaciuto veramente tanto. Se avete qualche tag da consigliarmi, ditemelo, scusatemi, stavo guardando la lampadina e tipo mi stavo ciecando. Un'altra cosa, volevo fare rischio, non so come si dice ancora, il gusto challenge, però dice la mia cugina, no, lo devi fare quando ci sono pure io, voglio assaggiare quelle caramelle schifose, io tipo, che entusiasmo, tipo la mia cugina è dalla Germania, però cioè, dovrei aspettare ad agosto, vediamo un po' che si può fare. Ma comunque mi sto prolungando, niente, ci vediamo ad un prossimo video, un bacione a tutti e ciao!